19 BBY. Le guerre dei cloni sono prossime alla fine, e Quinlan Vos, dopo aver ceduto al lato oscuro, è tornato dai Jedi con rinnovata luce. Sebbene l'Alto Consiglio sia scettico riguardo il suo ritorno in azione, durante il periodo con Dooku Quinlan ha sentito importanti informazioni. Tra queste vi è la posizione di una segreta base asteroide verso cui il reparto repubblicano si sta muovendo. Nella missione sono stati scelti il generale Kenobi, il generale Skywalker, Akard Eshu, il comandante Cody e Quinlan Vos come consulente operativo. Il gruppo è pronto a partire da Coruscant per raggiungere l'asteroide, sconfiggere i nemici e recuperare le scorte separatiste. Il gruppo parte, raggiunge finalmente l'asteroide ed effettivamente c'è una base. Le informazioni erano vere, è abbastanza protetta all'apparenza, una dozzina di droidi caccia arrivano immediatamente al loro arrivo e impegnano gli intercettori Jedi in un combattimento navale. Per i cavalieri ormai sono abituati, Anakin è un po' sprovveduto ma veramente abile con le sue virate, lo scontro aereo non dura a lungo. Non è nemmeno troppo difficile per lui, anzi si diverte. Continua a scherzare e ridere con Kenobi un po' come in episodio 3. Il maestro Kenobi è molto più impacciato, odia un po' volare, mentre Anakin con le sue pirolette dice «No, non ti sento maestro, dove sei? Guarda, sto virando, scusami». «No, Anakin, meno impulsivo, Anakin, ti vai a schiantare così». «No, maestro, scusami, sto combattendo, lei dov'è?» Rimane indietro. E c'è Vos che li sente, anche lui parla nella trasmittente, fa: guarda, voi due non cambierete mai, da quando vi conosco siete così e sarete sempre uguali. Ed è anche bello questo, perché Vos è amico di entrambi e è molto affezionato sia ad Anakin che Obi-Wan, e quindi fa piacere che lui li veda sempre amici. Ma noi sappiamo che non sarà così, e da un certo punto di vista ti fa soffrire. Ti scava, come spettatore, come lettore, ti scava una sofferenza che è interessante, un po' nostalgica, ti fa chiedere cosa sarebbero stati questi due ottimi Jedi insieme, Obi-Wan e Anakin. E purtroppo, come Vos, dovremo poi apprendere che non andrà così, che il destino di Anakin sarà nefasto come quello poi dell'Ordine Jedi. Ecco però che, distrutti tutte le difese, il gruppo riesce a entrare dentro l'asteroide. C'è un hangar bello grande, scavato all'interno, costruito all'interno dell'asteroide, e lì la difesa non c'è, non è molta. Allora si chiedono, ma perché? Perché c'è così poca difesa? Vabbè, magari sai, Dooku puntava più alla segretezza della struttura e non alla sua protezione, anche perché è un asteroide. Se inizi a proteggerlo, sai che la Repubblica vede ovunque droidi caccia all'esterno, vede strutture, allora forse quello non è un asteroide, è un asteroide che nasconde una base. Quindi è normale che Dooku abbia messo pochi droidi in sua difesa per non farsi scoprire. Va bene, più in fondo, lungo i tunnel, lungo le caverne, vanno avanti migliaia e migliaia di rifornimenti, medici, militari, tutte quelle cose di cui Windu aveva parlato riguardo i suoi informatori e quelle scorte, quello che stanno vedendo, questo magazzino enorme, permetterà di aiutare tantissime persone. Potrebbe cambiare le sorti dell'intera guerra. Quindi Kenobi, Anakin e Dash stanno dirigendo le squadre di cloni per catalogare gli articoli. Ok, qui abbiamo cibo, viveri, lì medicine, batta, fasce, quelle le carichi sul mezzo 1, le altre il cibo sul mezzo 3, le armi invece sul 2, ma poi abbiamo anche gli articoli da guerra, quelli cosa ne facciamo? Allora, iniziamo a capire che cosa è più opportuno portare subito al Tempio Jedi per organizzarci. C'è tutta questa sessione un po' noiosa. Vos si stufa. Sentite ragazzi, voi siete abbastanza qui, non è che posso andare a indagare. Magari girando nei tunnel riconosco qualcosa, potrei tornare con maggiori informazioni.
sento che qui c'è qualcosa che potrebbe risvegliare le mie memorie di quando ero con Dooku, qualche piccolo elemento. Cammino, torno tra poco, ok? Vado lungo le gallerie. Obi-Wan accetta, vai, ci pensiamo noi qui, dai, la parte noiosa la facciamo noi. Allora i tre Jedi aiutano Cody e i soldati a spostare le casse più pesanti, perché i cloni fanno fatica, ci sono delle casse che sono grandi quanto una stanza. I tre Jedi si mettono lì con la forza, le alzano, le sollevano e le caricano per l'appunto sui mezzi di trasporto. Un lavoro noioso, sì, ma importante. Nel frattempo però Vos li contatta al Comlink. È appena partito. Cioè, che cosa è successo? Parte l'olochiamata e c'è Vos che è completamente spaventato. La sua voce è molto, molto ansiosa. Dobbiamo evacuare, dobbiamo andarcene. Non c'è tempo. Dooku ha messo esplosivi ovunque, li ho trovati e non possono essere disinnescati, non ho tempo. Abbiamo solo 3 minuti, meno di 3 minuti, poi esploderà tutto. Andiamocene. E Kenobi in quel momento pensa, ok, ha senso. I droidi caccia hanno attivato le bombe, sono partiti per attaccarci nello scontro aereo, li abbiamo distrutti, non sono tornati a disattivarle. Ecco la strategia di Dooku. E se fossero tornati indietro, eliminavano la resistenza, quelli che hanno attaccato, quindi noi repubblicani. Ma in caso di sconfitta, la strategia è ottima. Ti arriva il nemico, prende le merci, carica, prima che riesca ad andarsene, esplode tutto. Quindi viene distrutto il nemico che è arrivato con le merci. Ed ecco quindi che i soldati e i Jedi cominciano a decollare, a salire sui trasporti, a caricare ciò che riescono, ma il tempo stringe, hanno caricato veramente poco. Però Vos è ancora lontano. Partite, non faremo in tempo, decollate. Obi-Wan fa, no, guarda, gli altri partono. Io sto qui un po' a sgranchirmi le gambe, ah, ti aspetto. E Quillan continua a gridare, vai, non ce la farai, vai Kenobi. Quillan, corri, non parlare, tieni il fiato per correre, ti aspetto qui. Kenobi quindi comincia a salire sul suo intercettore. Quillan ce la fa appena in tempo, saltando e aggrappandosi dentro per un pelo, per pochissimo. Ed ecco che partono. Riescono a uscire dai tunnel con questa fumata, con questa esplosione arancione che scalda tutto, che si propaga nei tunnel. E quando tornano indietro, non c'è più nulla. Vos comunque li ha salvati, non ci sono feriti, però i viveri, le armi, le attrezzature mediche, tutto in fumo. Forse tra quei rottami, tra quei detriti si può recuperare qualcosa, ma la speranza è vana. Magari recuperi una fascia di Bacta che non si è bruciata. Ormai la missione è andata in fumo proprio. Però Dash, per ordine di Obi-Wan, resterà lì. Resterà Dash con una squadra di cloni a guardare tra i detriti. Cercheranno quel che è possibile, magari informazioni, trovano uno scritto, trovano un catalogo che dica i trasporti, come sono arrivati sull'asteroide. Qualsiasi cosa utile, Dash dovrà dirla poi all'Alto Consiglio Jedi. E quello che è recuperabile, metterlo sull'ultima nave che è rimasta, e poi, tra un po' di tempo, riportarla al Tempio Jedi. Quindi tutti gli altri tornano su Coruscant. A Kardesh rimane lì a cercare. Nel frattempo, però, ci spostiamo noi su Pantora. Non andiamo su Coruscant. Pantora. Pantora abbiamo conosciuto Ventress, l'abbiamo vista lì la prima volta nel romanzo. Ed è il momento in cui ha conosciuto Vos, da cui è nato la loro collaborazione. E infatti Ventress è tornata nel Caff Bar in cui ha conosciuto l'uomo, dove ha avuto inizio tutto quanto, e la donna sta bevendo. Però tornare lì l'ha resa malinconica. Lei pensava di tornare e di chiudere una volta per tutto quel sentimento per Quillan. Torno lì dove l'ho conosciuto, ci bevo sopra, dico alla mia testa, da qui in poi non ci penso più ed è finita. No. È arrivata lì, come normale che sia, e ha cominciato a ripensare a tutto. Ah, l'ho conosciuto qui, io non lo volevo, lo chiamavo idiota, abbiamo fatto la missione, mi ha rivelato che era un Jedi, siamo andati su Dathomir, gli ho raccontato delle mie sorelle,
mi sono aperta con lui, ci siamo innamorati, Dooku l'ha traviato, e torna tutta questa sofferenza, tutto questo loop. Ma mentre sta pensando e ordina l'ennesimo drink, si apre la porta ed entra Vos. Anche lui è lì per la stessa ragione. Stava soffrendo e pensava che tornando nel luogo in cui ha conosciuto Ventress, dove l'ha conosciuta, magari il dolore, la sofferenza si alleviava. E invece si sono incontrati, casualmente a quanto pare. E i due si parlano calmi. Ordinano entrambi da bere e Ventress fa: guarda, non bere ciò che sto bevendo, non ti piacerà. Lui fa: quello che ha preso lei. Beve. Avevi ragione, è forte, conosci bene i miei gusti, mi conosci. E iniziano a parlare, ad aprirsi, ma Ventress è ancora scettica e sulla difensiva. L'unica cosa che la lascia perplessa è che non percepisce più il lato oscuro in Vos, soltanto un leggero disturbo emotivo, che poi è dovuto al cuore spezzato. E l'uomo finalmente si apre all'amata. Avevi ragione. Per un attimo sono caduto all'oscurità. Ne ero vittima. Quando tu sei arrivata a prendermi e salvarmi, avevo appena toccato la spada di Tolme. Io non mi aspettavo, non credevo l'avessi ucciso tu. Ed ero sconvolto. Ero affamato. Ero torturato da Dooku da mesi, sia fisicamente che nell'animo. E quelle immagini, quando ho toccato la spada, mi hanno sconvolto. Ho visto te assassinare e sventrare Tolme. E ho creduto che tutto il nostro amore, tutto ciò che mi avevi detto fino a quel momento, fosse finto. E per un breve istante, per quel breve istante, ho permesso al lato oscuro di dominarmi. Ed è ciò che tu hai visto nei miei occhi gialli. Sono rimasto in quello stato poi, non lo so, per settimane, forse quasi un mese. Ricordo solo che per un periodo ho aiutato il conte come ammiraglio Enigma e sono stato suo apprendista. Ho imparato qualcosina da lui, ma mentre mi insegnava pensavo a te, e tu non hai scelto, hai rifiutato l'oscurità, hai scelto di non essere come lui. E questo pensiero, mentre lui mi insegnava, mi ha aiutato a tornare indietro, a perdonarti, perché quando hai ucciso Tolme non eri la Ventress che conosco e amo, eri perduta come lo ero io in quel momento. E non è stato facile, ma il pensiero di riaverti, l'immagine di un futuro al tuo fianco, un futuro insieme, il nostro amore, è stato, sì, il nostro amore, quello mi ha permesso di rinnegare l'oscurità, di tornare indietro. E ti ho perdonato, perché ti amo. Ventress non se lo aspettava, è senza parole. Vos dice la verità. Lo sente nella forza, è sincero. È innamorato veramente di lei e farebbe di tutto pur di riaverla, compreso abbandonare l'ordine Jedi. Ma allora perché è tornato da loro? Vos torna serio. Sì. Sono tornato dai Jedi, ma tu mi hai respinto. Io ho provato a chiederti scusa sulla Banshee, mi hai respinto e ero perduto. Non sapevo come reagire, quindi sono tornato dalla sola famiglia che avevo, l'Ordine Jedi. Ma in questi mesi ho capito di non appartenere più a quel mondo. Ci sono delle cose che ancora devo fare. I Jedi mi hanno comunque cresciuto. Glielo devo almeno uccidere Dooku, riuscire a portare a termine questa guerra, vincere. Ma una volta che tutto sarà finito, sarò tuo soltanto. Sì, certo, se ancora tu mi vorrai. Il cuore di Ventress, vedendolo sorridere e queste parole, esplode di gioia. Quasi non riesce a trattenersi e si getta tra le braccia dell'amato, rubandogli un lungo e intenso bacio dopo tanto, tanto tempo che non si ritrovano così in intimità, così innamorati. Vos però è sempre più ambiguo. Ama Ventress e vuole un futuro al suo fianco, ma molti segreti aleggiano ancora su di lui. Che cos'è che hai in mente?
Che cosa vuole fare ancora con i Jedi per portare a termine la guerra? In che modo vuole distruggere Dooku? Beh, ragazzi miei, lo scopriamo settimana prossima, perché anche per oggi abbiamo finito.